Un caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Allora, la sindrome di Cassandra, come senz'altro sapete, è la sindrome di chi, proprio come Cassandra, fa previsioni a tinte fosche per il futuro, previsioni che non vengono mai prese sul serio e che tuttavia puntualmente si verificano e si realizzano veritiere. A questo riguardo, a proposito di sindrome di Cassandra, noi già da tempo avevamo detto che per gli amici della Croazia l'ingresso nella moneta, o meglio nell'eurozona, quindi nella zona della moneta unica detta euro, sarebbe stato, in maniera non troppo eufemistica, un bagno di sangue. Ovviamente gli amici croati erano giubilanti all'idea di entrare in questo grande regno, come viene sempre propagandato, dell'Unione Europea, o meglio già erano, ma entrare nell'eurozona, ecco, e adesso però si stanno rapidamente ricredendo, un po' se volete la storia di Fievel che sbarca in America, ricorderanno alcuni questo cartone in cui i topi lasciavano la Russia dove c'erano i gatti perfidi pensando che in America ci fosse formaggio gratis per tutti e poi scoprono che in America ci sono ancora più gatti maligni che in Russia. Ecco, un po' così anche per gli amici croati probabilmente, che adesso stanno scoprendo che nell'eurozona non si sta meglio di come si stia fuori dall'eurozona e forse si sta anche peggio. Perché? Perché c'è un rincaro sproporzionato dei prezzi in Croazia, lo dice perfino Repubblica con un articolo firmato Tonia Mastrobuoni, e quindi se lo dicono perfino loro, gli autoproclamati professionisti della Repubblica, non c'è davvero motivo di dubitarne. Quindi, insomma, gli amici croati stanno comprendendo molto rapidamente sulla loro pelle che cosa significhi realmente l'Unione Europea. Come abbiamo detto più volte anche nel nostro libro Il nichilismo dell'Unione Europea, si scrive Unione Europea, si legge massacro delle classi lavoratrici e dei ceti medi per conto della plutocrazia neoliberale no border. E adesso purtroppo anche gli amici croati, che hanno anche loro introdotto l'euro, se ne stanno accorgendo e stanno comprendendo cosa realmente significhi far parte di quel progetto che è un incubo poi chiamato Eurozona. Ecco, addirittura l'articolo di Repubblica parla del primo ministro che ha convocato i ministri, che ha convocato tutti, in sostanza una situazione di allarme. Chissà se anche i croati hanno avuto in passato qualche solone che spiegava loro che con l'euro avrebbero lavorato un giorno in meno guadagnando come se avessero lavorato un giorno in più. Chissà, sarebbe interessante da approfondire. Intanto sono voluti entrare nell'euro e ora ne patiscono anch'essi le conseguenze esiziali e sciagurate.